Grazie mille per il tuo intervento. Io sono Cristina Grandi della Rifondazione Comunista e, come ti ho detto prima, ti volevo fare alcune domande per la pubblicazione Transform che mi hanno chiesto. E la domanda è, parliamo delle elezioni in Brasile, tu hai accennato, quali sono le questioni più importanti per aprire una via di cambiamento in Brasile dopo l'esperienza di Bolsonaro? Qual è che sono le metodologie? No, sì, giuntiamo un par di domande. Due stress. Pure prima. Vai con due, sei, per favore. Attenzione. Un grande grazie a João Pedro, che più che essere ospite è un compagno di lotta da tanti, tanti anni. La mia domanda è questa. Come diceva Maurizio, noi siamo qui impegnati, e tu lo dicevi, a ricostruire un movimento organizzato, un'unità popolare ampia, in grado di combattere il governo, diciamo, di destra. È interessante, questo ti volevo chiedere, capire l'esperienza vostra di unità popolare che ha, diciamo, che è andata al di là dei partiti, e quindi ha unito partiti, movimenti sociali, associazioni, ambientalisti, donne, eccetera, eccetera. Allora, penso che sia utile che tu ci racconti un po', no, l'esperienza vostra di unità popolare brasiliana, con tutte le contraddizioni, naturalmente. Allora, Cristina, se mi parla se io non le bravo bene, mi parla se io non ricordo niente che ho la storia, ok? Cristina Grangi di... parliamo italiano. Entendiamo. Molto bene. È sopra parlare. La nonna mi salva. Bene. Sono due temi molto importanti. Primeiro sobre o governo Lula. Bem, nós achávamos que naquele clima da libertação do Lula ganharíamos fácil a eleição e poderíamos fazer um governo mais de mudanças estruturais. Hoje, pela correlação de forças, achamos que o governo Lula vai ser um governo de transição. E ele vai ser uma transição porque nos primeiros seis meses terá que fazer um plano de emergência, da qual os movimentos populares e partidos de esquerda estamos apresentando as propostas. E o plano de emergência é combater as necessidades fundamentais do povo: fome, desemprego, construir casa e resolver as coisas imediatas para salvar o povo. E em seguida, discutir com todo o povo o que nós chamamos um projeto popular do país, que então enfrente a crise estrutural, enfrente as mazelas do capitalismo, enfrente o capital financeiro e reconstrua um projeto baseado na reindustrialização e numa agricultura de alimentos. É isso que estamos trabalhando, minha querida. Quindi sull'onda dell'entusiasmo che si è riacceso a partire dalla scarcerazione di Lula, non solo pensavamo di vincere il primo turno, ma pensavamo anche di avere dei rapporti di forza, in senso complessivo, nella società, in Parlamento, eccetera, che ci permettessero di fare un governo di cambiamenti strutturali. Non è stato così. Possiamo definire il governo che si andrà a costruire se Lula dovesse vincere come un governo di transizione. Durante questo governo di transizione ci sono due tappe, secondo l'MST. La prima è il piano di emergenza di sei mesi, in cui bisogna attaccare le questioni basiche e fondamentali che stanno affliggendo la popolazione: la fame, la disoccupazione,
la precarizzazione, la casa, grazie Maurizio, ricordatelo perché non è semplice ricordare tutto, la casa, e in questo piano di shock emergenziale di 6 mesi i movimenti popolari sono consultati e stanno facendo le loro proposte. Esaurita questa fase di transizione di 6 mesi, vogliamo discutere il cambiamento strutturale con tutte le forze di sinistra, confrontare, infrontare, fronteggiare il capitalismo brasiliano, soprattutto il suo segmento finanziario, e avanzare un progetto di reindustrializzazione nazionale del paese, in primo luogo, e un progetto di produzione di alimenti a sufficienza per tutti, che poi le due cose insieme fanno sovranità alimentare. O segundo tema são os desafios da esquerda brasileira. Nós vivemos numa sociedade muito desigual. O Brasil e a África do Sul são os dois suas sociedades mais desiguais do mundo. Vou fazer uma brincadeira. Quando eu era jovem, camponês, e fui influenciado pela teologia da libertação, os padres diziam que a nossa sociedade era uma pirâmide, porque era fácil identificar na Bíblia as pirâmides do Egito. Hoje a pirâmide não serve para explicar a sociedade brasileira. Hoje nós mudamos para a Torre de Eiffel. E lá em cima, uma pontinha, 200 bilionários controlam 200 milhões de brasileiros. Então é uma sociedade muito desigual. Nós temos 70 milhões de trabalhadores, adultos, fora da sociedade. Não produzem, não têm renda para consumir. É uma burrice, inclusive, do ponto de vista da lógica capitalista. Poi se mi aiuta a recuperare il numero che tu collocassi, che non te ne metto due. Le sfide per la sinistra brasiliana. Comincio a rispondere dicendo che siamo una società molto diseguale. Brasile e Sudafrica sono i paesi più diseguali al mondo. E qui lui si ricorda di quando era un giovane contadino che formatosi durante l'esperienza della teologia della liberazione, cui i padri gli dicevano, no? Per raffigurare la società brasiliana, la raffiguravano come una piramide, no? Anche facendo ovviamente ricorso a figure bibliche molto importanti e conosciute. E lui dice, non è manco più così, ormai è veramente la Torre Eiffel, non è una piramide. Qui no? C'è questo, quello che si restringe fino alla fine. Oggi 200 miliardari controllano 200 miliardari. Dove 200 miliardari controllano 230 milioni di persone, e lui ripete ancora questa cifra dei 70 milioni di popolazione economicamente attiva che non sta nel mercato del lavoro, che secondo John Pedro è anche una contraddizione insieme al capitalismo stesso, un elemento di crisi.